una di aborto, l'altra d'amore. Vi parlerò di una cosa avvenuta circa 40 anni fa, quando io ero all'inizio dell'università. E a quel tempo c'era la battaglia per introdurre in Italia l'aborto, era reato abortire in Italia, e c'erano delle lotte perché non lo fosse più. Adesso purtroppo, non so se avete notato, in alcuni paesi europei c'è il rischio che torni a esserlo, tra cui probabilmente anche in Italia c'è una legge in Spagna proposta per tornare praticamente indietro a quei tempi. Allora c'era questa lotta per introdurre in Italia il diritto di aborto. Io ero matricola universitaria e una volta una riunione con lotta continua, manifesto e tanti altri, si decide questa azione di protesta, l'autodenuncia. Non so se è più di moda l'autodenuncia, allora si usava. Significava che su un caso di aborto ci si metteva tutti quelli che c'erano, anche con un notaio, cioè tutto veniva formalizzato, e ci si autodenunciava come colpevoli di questo aborto, come persone che avevano procurato questo aborto, perché non c'era bisogno di essere medici o ostetrici o mammane, perché per partecipare al reato bastava anche, che so, aver suggerito da chi, aver accompagnato la donna, la ragazza, insomma, aver partecipato in qualsiasi modo. E quindi a me sembrava una cosa molto seria e importante questa autodenuncia. Eravamo probabilmente centinaia, non lo so, il numero esatto non l'ho mai saputo. A Palazzo Nuovo c'erano questi tavoli, firmavamo, davamo anche un documento d'identità, insomma tutto regolare. Poi grandi proteste, grandi casini, manifestazioni, e poi passa il tempo e non succede niente. In genere queste cose poi come finiscono? Finiscono che ci sono 800 persone che si sono autodenunciate per aver procurato un aborto, e la cosa viene poi praticamente insabbiata, no? Perché non chiamano 800 persone in questura, perché farebbero poi il loro gioco, no? La pubblicità e tutto. Io però non abitavo a Torino, cioè non ero residente a Torino all'epoca, ero residente a Vercelli, e queste cose seguono i loro percorsi. Passa quasi un anno e verso agosto, nel cuore dell'estate, io sono a Vercelli e mi arriva una comunicazione di presentarmi alla questura di Vercelli. Vado, mi cago un po' sotto perché tutto è tutto. E c'è lì appunto un poliziotto, appena entra, questo poliziotto molto così, proprio un poliziotto di quelli come si immagina i poliziotti, mi fa. Ecco, qui c'è questa comunicazione, ci sono queste cose, ma lei conosce Rossella Dessì? No, mi pare. Lei non conosce Rossella Dessì? Però la fa abortire. Cioè deve essere quella, cioè a Torino una volta, senta, non mi racconti male, capisco che lei non vuole più prendersi le sue responsabilità, se lei viene padre non lo so, comunque si cerca un avvocato e mi dà la comunicazione. Gli altri erano completamente dissolti, spariti, insomma chissà dove erano finiti tutti gli altri, e mi cerca un avvocato, c'era un amico di mio padre che faceva l'avvocato. Gli telefono, gli dico, era anche un cugino, no? Gli dico, senti, c'è un casino qui, cioè avrei fatto abortire, ma non avrei fatto abortire in realtà, cioè non è che, insomma viene, dice, mi fa, tu non dire niente, stai zitto finché non arrivo io. Ma io veramente ho già detto tutto, cioè a me quando mi chiedono le cose io rispondo perché sono una persona educata, e vabbè, poi arriva, c'è questa specie di interrogatorio, allora dice tutto lui, dico tutto io, alla fine viene messo a verbale sta cosa, che poi guardando poi gli atti in generale era abbastanza, perché questa denuncia, questo fu guardare le cose nel complesso, questa ragazza era stata aiutata ad abortire da 1500 persone, probabilmente un aborto al Palasport, cioè è una cosa drammatica, non vuole più neanche venderci su in questo caso, insomma. Fatto sta che viene sistemato tutto di poi. E non è che non succederà niente, di nuovo con tutti gli altri, infatti poi passa del tempo, non succede nulla, si sa, però quel giorno lì mi sono cagato sotto abbastanza, non ero. Poi vado a casa, ma la cosa più umiliante è stata questa. Vado a casa e lo racconto a mio padre,
e mia madre lì che assiste. Oh, io non ricordo esattamente come l'ho raccontato mio padre, perché io ho una memoria selettiva che rimuove le cose negative. Vengo spesso accusato di questo. Però mi ricordo la frase di mia madre che dopo mi dice: quando la raccontavi a tuo papà, guarda, sembravi proprio un bambino che racconta di aver rubato la marmellata. E questo è il ricordo umiliante di tutta la faccenda. Oltre a tutto il resto, comunque, pensate al valore politico, tutte quelle lotte, compreso questo mio sacrificio personale, speriamo di non tornare indietro sul diritto di amore. Bravo! Bisogna sapere, per quei due ormai che non lo sanno, che 5 anni fa io stavo corteggiando una ragazza e c'era... Posso dire, aggiungi una cosa Carlo, una ragazza minorenne. No, non è vero. Non è vero. Allora, non ce l'ascoltiamo. No, aveva 25 anni, se vogliamo mettere i puntini su lei, quindi era leggermente più giovane di me, questo lo ammettiamo, ma non minorenne. Comunque le cose erano partite così così, anzi erano partite abbastanza bene, lei aveva comprato i miei libri, io mi ero subito montato la testa, lettere, invece c'erano visti mai da soli, quindi in realtà non è mai successo niente, ma insomma, giungiamo, facciamo la breve, arriviamo a un dicembre in cui era un buon momento perché ci scambiavamo delle mail frequentemente, voi direte se il buon momento era questo vuol dire che non è mai successo niente, esatto, ma comunque era un buon momento. Tant'è che pochi giorni prima di Natale lei parte per il suo paese, che non è in Italia, insomma, una ragazza straniera che però vive in Italia, e parte in macchina sotto la neve, io le mando una mail, lei mi risponde, le dico ma parti da sola in macchina sotto la neve, dice sì, sono capacissima, non è un problema, arriverò. E io insomma, mail gentili, ero contento, me le immagino sotto la neve, e io nel frattempo avevo fatto una cosa che forse non era tanto furba, ma insomma pensavo di farle una sorpresa, volevo farle trovare a Natale un piccolo regalo, ma ovviamente non avevo l'indirizzo dei suoi. E allora che cosa ho pensato? Mando questo piccolo regalo in un bar di questa cittadina, qualcuno la conoscerà e glielo darà, poi questi del bar mi hanno mandato una mail, no veramente non la conosciamo perché da un po', allora ho detto facciamo così, se non la conoscete tenete lì questa cosina, quando poi la vedete in Natale io le mando una mail, le dico che lì e lei se lo va a prendere, no? Figata, cioè non forse una figata, forse no, comunque, il fatto è che loro hanno detto, oh, beh sì lo teniamo sacchi, questo devo dirlo perché mi vedo un po' il paese. Insomma rimane qui e vabbè facciamo così, vediamo noi, se troviamo qualcuno che la conosce comunque glielo diamo. Vabbè, siamo all'antivigilia di Natale, lei arriva e mi manda una mail dicendomi sono arrivata, è andato tutto bene. Io sono praticamente felice in quel momento perché il fatto, cioè con quel nulla, insomma, il fatto che lei mi mandasse una mail per dire che era arrivata, per me era tantissimo, non so se voi potete capire, io più o meno ho le stesse capacità volose corteggiatorie di quando avevo 13 anni, insomma, mi sono osservato un po' così, e quindi ero molto felice e sono stato felice per circa 3 ore dopo questa mail in cui mi diceva sono arrivato bene, sono contenta, io. Dopo 3 ore è arrivata un'altra mail composta di soltanto 9 parole, senza, sono 9 parole che erano: mi spieghi perché cazzo mi stanno chiamando in televisione. Ho capito subito cosa era successo, perché sono coglione ma non scemo, se è possibile questo, non lo so se è possibile. In questo bar che io avevo scelto sul sito internet, mi sembrava un posto molto serio, di quelli che fanno attività culturale, cioè un po' come locali qui di San Salvario, no? Un posto di cui fidarsi. In realtà mi ricordava un po' il Basaglia, facendo, e questo forse avrebbe dovuto mettermi un po' sul giornalista. Ma comunque, scrivo subito a questi, mi rispondo anche di ma cosa cazzo è successo? Ah, una buona idea, un'ottima idea, c'è il nostro barista cuoco, lavora anche in una TV locale qui, abbiamo pensato, facciamone una sorpresa, facciamo chiamare per TV e diciamo che c'è un regalo per lei qui. Lei naturalmente mi dice di Natale con i suoi tranquilla,
probabilmente è andata così. Ha telefonato con la pettegola di zia Concita, ma senti, ma sai che ti cercano in televisione? Ma c'hai un modo in Italia? Cioè, adesso lo dico subito anche allo zio Pancio. Una catastrofe, insomma. E era anche sempre stata una tipa molto riservata sulla sua famiglia, cioè una che se ne invadi la famiglia si incazza moltissimo. E quindi questa mia iniziativa di consegnare questo regalo attraverso questo metodo, grazie a questa fantastica idea di questi baristi di questo paese che l'hanno fatta chiamare in televisione, è andata in vacca in una maniera pazzesca. Io ero abbastanza felice perché stavamo anche facendo dei lavoretti insieme, avevo composto un video con sue foto, lei era contenta, mi aveva messo in contatto con un fotografo, insomma. A gennaio dovevamo completare questo video. Infatti poi a gennaio, quando è tornata, gli ho detto, beh, comunque io il video l'ho completato, è venuto anche molto bene, anche il fotografo è contento. E lei mi ha risposto, guarda, tutto quello che fai mi dà fastidio. Poi da allora sono passati 4 anni, durante i quali ci siamo parlati, insomma, comunicati 3 volte, 4 anni, quindi direi che la cosa si è un po' rarefatta. E alcuni mi invitano anche a prendere in considerazione l'ipotesi che forse non c'è niente da fare. Carlo Molinaro, forse non ha niente da fare.